Quindi il mio compito è semplicemente quello di appunto darvi il benvenuto, ringraziare Antonella Salomoni, Giovanni Orsina, Federico Mazzini, Mario Del Pero in ordine casuale per aver concepito questa serie come anche l'altra che partirà a breve sul tema della democrazia, è una serie che in qualche modo è nata, è scaturita, diciamo, da una serie di dibattiti che sono circolati, nati nella nostra lista, e abbiamo voluto, diciamo, dare a questi dibattiti, diciamo, una forma meno estemporanea. E quindi credo che appunto Giovanni e il gruppo, diciamo, del comitato scientifico di questa serie vi presenterà poi anche gli altri appuntamenti. Intanto a me non resta che ringraziare soprattutto Lorenzo Benadusi e Raffaella Baritono oggi per aver accettato di essere qui con noi, di discutere di queste parole della storia, di questa prima parola della storia, che è la parola genere. E quindi grazie, mi metto, diciamo, ad ascoltarvi, come dire, nascondendomi, e do immediatamente la parola ad Antonella. Grazie ancora. La parola è a Giovanni Orsina. Grazie. Scusa, scusa Giovanni, No, ma sono rimasta, come dire, con... ci mancherebbe, faccio... la colpa è mia che non Grazie. riesco a gestire la mia agenda, Grazie ancora. ad essere prevenuto. Veramente soltanto qualche parola. Si tratta di categorie collettive che gli storici devono comunicare nella loro contemporaneità, quando comunicano ai loro contemporanei, ma allo stesso tempo sono categorie, che hanno una storia alle spalle molto complessa e la cui, il cui peso, le cui caratteristiche si sono venute trasformando, nel corso dei decenni. Quindi si tratta di ragionare su categorie e ragionare di queste categorie per come hanno funzionato nel corso dell'età contemporanea, ma anche comunicarle e comunicare queste loro trasformazioni storiche, a un audience che è l'audience dei nostri giorni. E diciamo, l'idea era stata di riflettere, su come la storiografia ha affrontato, queste categorie, ragionandone appunto dentro questo tipo di discorso, cioè muovendosi, pattinando sulla linea che lo storico, che poi è la linea caratteristica, diciamo, dello storico, cioè la linea che separa l'epoca sulla quale lo storico riflette, che studia e della quale parla, e l'epoca invece nella quale vive e alla quale parla. E questa, diciamo, è stata la logica complessiva di questi seminari, e l'idea appunto di concentrarsi su quattro categorie collettive: genere, razza, nazione e classe, appunto per vedere come la storiografia le ha affrontate, quindi per fare un ragionamento di natura storiografica, ma anche con l'idea di vedere come poi queste categorie devono vivere nel nostro tempo e quindi devono essere comunicate sia al pubblico contemporaneo, ma anche agli studenti. Questa, diciamo, è la logica di questi seminari, e appunto per dare una, diciamo, una presentazione complessiva di queste iniziative. Detto questo, io penso di potermi tacere, perché appunto, come ho detto, veramente si trattava soltanto di qualche parola. La struttura dei seminari è sempre la stessa, insomma, c'è una relazione con un discussant, e poi dopo apriamo alle domande dei partecipanti. Quindi il modello rimane questo. Non mi resta naturalmente che ringraziare Lorenzo Benadusi e Raffaella Baritono per aver accettato di essere con noi qui oggi. L'ha già fatto Gia, ma insomma anche a nome del quartetto, diciamo, che sta dietro l'organizzazione di questi seminari, quindi di Antonella, Mario e Federico. E do immediatamente la parola a Lorenzo. Bene, allora innanzitutto volevo ringraziare la SISCO e il comitato scientifico che ha organizzato questa iniziativa.
ovviamente anche Gia Cagliotti per avermi chiesto di ragionare sull'identità di genere. E non mi presento, ma presento un'altra persona, cioè inizio presentando Giorgia Meloni che nel 2019 in una un incontro a Roma, un comizio a Roma, esordiva dicendo: io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Quindi immediatamente il tema dell'identità è qui espresso non nella forma della classe, ma in molte o in alcune delle varie identità che saranno affrontate e trattate da questi seminari. E il tema dell'identità di genere e dell'utilizzo che ne è stato fatto dal punto di vista storiografico della storia è in qualche modo un tema già trattato. Penso ad esempio al saggio di qualche anno fa di Domenico Rizzo su sessualità e storia, limiti di un approccio identitario. Ma nel mio caso uno stimolo a ragionare o a ripensare gli aspetti legati appunto al genere e alla sessualità è venuto dalla lettera di Raffaele Romanelli alla Sisco, dove metteva in discussione o comunque stimolava un ragionamento sull'identità non solo di genere, ma anche l'identità di genere e sessuali, e cercando di capire come noi, i nostri studenti, ci rapportiamo a dei cambiamenti che sono in corso e anche a dei rischi di questo nuovo approccio all'identità e all'identità di genere. E quindi di fatto partiva da una messa in discussione dell'identity politics. E da questo punto di vista il percorso ha preso avvio negli anni 60, di fatto con l'introduzione della dimensione politica nel privato, e quindi il personale politico già spostava l'attenzione a degli aspetti legati all'identità e quindi a degli elementi identitari molteplici che in quel caso sono stati in particolar modo legati al genere, all'etnia, alla razza e all'orientamento sessuale, quindi alla nascita del femminismo, dei diritti per i neri e lo sviluppo dei movimenti gay. E questo spostamento verso i diritti civili in realtà ha assunto in quel momento, perché tutti i tre movimenti di cui ho fatto adesso riferimento avevano una storia in realtà più lontana, che partiva quantomeno dalla fine dell'Ottocento o dai primi del Novecento. Però in questo caso l'enfasi è stata posta in particolar modo sull'aspetto identitario. E pensiamo anche alle parole d'ordine, no? Black Power, Women and Gay Liberation, cioè a quello che poi è diventata la politica dell'orgoglio, e cioè a rivendicare una differenza come un qualcosa che non è più una minorità, un'inferiorità, ma è vista positivamente come qualcosa da rivendicare e mostrare, quindi il farsi vedere per farsi valere, l'uscire fuori dal closet, come direbbero gli omosessuali, quindi avere una visibilità pubblica. Un altro elemento che ha favorito questa accentuazione degli aspetti identitari è stata la svolta culturalista, che ha spostato l'attenzione, diceva Hobsbawm, dalla struttura alla cultura, e quindi di fatto ha messo in secondo piano la questione legata alla classe, all'appartenenza sociale, e questo si è accentuato poi successivamente nella fine degli anni Ottanta con la crisi del comunismo e del marxismo, e quindi con un'ulteriore e invece torsione verso identità etniche, religiose, nazionali e di genere. E l'ulteriore, secondo me, contributo importante a questa accentuazione degli aspetti legati all'identità è dovuto allo sviluppo e alla diffusione di massa della psicanalisi, soprattutto in ambito americano, e quindi a diffondere l'idea che la persona ha una sua identità, uno scrigno nascosto che deve emergere, che deve custodire, che deve in qualche modo anche coltivare e difendere. Ed infine un altro elemento importante è stato dato dal fatto che l'attenzione sulla identità è nata e si è sviluppata in particolar modo in ambito universitario, è passata alla rivendicazione dei diritti da le periferie e le fabbriche, da soggetti che vivevano alcune realtà sociali, ha di fatto la rivendicazione di alcuni soggetti che vivevano all'interno di campus universitari, e quindi anche con a volte scarsi rapporti con il mondo esterno e con un'autoreferenzialità che ha avuto uno sviluppo poi anche nei decenni successivi.
Ovviamente il problema della politica identitaria ha immediatamente posto in luce la questione del rischio di una etnicizzazione dell'identità e quindi di una identificazione attraverso l'uso del noi in maniera contrappositiva, ma soprattutto anche in una maniera rigida che tendeva a creare tanti gruppi separati, una parcellizzazione dell'io che faceva scomparire il noi. Gli effetti di questo fenomeno l'abbiamo visti tanto a destra e tanto a sinistra. Anche qui pensiamo agli slogan del Yes We Can, che aveva il noi come elemento fondante, invece poi un noi che si definisce sempre in maniera più specifica, quindi un noi è il bianco, un tipo di persona particolare. Il rischio quindi, come dicevo, è quello di passare, potremmo dire, da una TV generalista a una TV on demand, dove ognuno ha una sua cultura, un suo spazio, un suo recinto dove poter coltivare la propria identità, e quindi il rischio del tribalismo, che però è anche in qualche modo inevitabile, perché il problema di fondo è che la messa in comune, quindi l'idea di allargare il noi sempre più, e quindi la condivisione, può avvenire solo nel momento in cui c'è un riconoscimento delle differenze. E quindi un primo passaggio fondamentale e inevitabile è proprio appunto quello del riconoscimento delle differenze, perché altrimenti il rischio è quello che quel noi si autorappresenti come non universale anche senza esserlo. Questa è la critica che viene fatta in particolar modo a coloro che hanno sviluppato in maniera più articolata l'attenzione alle diversità, ai gruppi marginali, alle minoranze, cioè quello che in realtà l'idea illuminista di una uguaglianza universale, di un criterio universale, possa servire solo ed esclusivamente ad autoalimentare l'esclusione di gruppi sociali che vengono posti ai margini, perché qualcuno appunto con l'idea di cittadino e quindi di cittadino universale tende a cancellare l'idea di identità particolari, ma in realtà non fa altro che a perpetuare il predominio di alcuni privilegiati e quindi di fatto il predominio del maschio bianco, eterosessuale, ricco, istruito e occidentale. E allo stesso tempo l'atteggiamento e l'attenzione all'identità, alla identity politics, ha portato anche a ragionare sulla nascita di normatività all'interno degli stessi gruppi minoritari. Quindi, nel caso degli omosessuali, che è quello che conosco meglio, alla nascita di quella che viene definita omonormatività, e quindi a un modello egemonico all'interno anche delle minoranze, e quindi a un riprodurre gli stessi meccanismi che sono proprio quelli che si vuole invece contestare. La soluzione a questi problemi, al problema di fatto delle quote, al problema della felicità nel ghetto di cui parlava Pollack, cioè la felicità a Castro o a Soho, a Christopher Street o nel Marais di Parigi, cioè in luoghi dove gli omosessuali possono vivere liberamente e scoprire una loro felicità, ma di fatto rinunciando a un'idea di azione politica per godere in un ambito privato, ristretto appunto in un ghetto, della propria libertà identitaria. E, ecco, i due tentativi per superare questi limiti dell'approccio identitario o della deriva identitaria, come dicono alcuni critici, sono stati a mio avviso quelli in particolar modo di accentuare o l'universalismo o l'individualismo. Di fatto partendo sempre dal concetto di individuo, ma dandogli una accezione differente a seconda dei casi. In un caso valorizzando l'individuo come persona, quindi nel modello universalista del cittadino, e nell'altro caso invece accentuando e valorizzando l'individuo in quanto soggetto e quindi nella sua particolarità sempre più specifica e sempre quindi più con il rischio di ridurlo a monade, a soggetto unico. E, di fatto in un caso è il modello dell'allargamento dei diritti universali, il modello o il sogno di Martin Luther King, che diceva: spero e mi auguro che i miei figli non saranno giudicati in base al colore della loro pelle, ma in quanto persone, quindi l'idea appunto di persona. E nell'altro caso invece l'idea che ogni singolo individuo a quel punto ha una propria individualità, una propria soggettività che va tutelata in quanto specifica e quindi non riconducibile a una dimensione più vasta.
E questa questione, ovviamente, con l'introduzione e con la politica, assume una rilevanza notevole nell'ambito pubblico, e il genere, da questo punto di vista, è un elemento fondamentale, perché forse è l'elemento che più di tutti gli altri mostra appunto le dinamiche dei rapporti di potere che sono sottintese nei ruoli di genere e in generale nel rapporto uomo-donna. L'introduzione degli studi di genere, nella storia di genere, ma in generale degli studi di genere, è stata quindi concepita sin dall'inizio come non solo un'aggiunta, e quindi una storia anche qui parcellizzata, che fa la storia degli omosessuali, degli ebrei, di tutte le minoranze discriminate, ma una storia quindi non come supplemento, ma come rottura epistemologica che possa arrivare a una riscrittura generale della storia. Anche perché non ci sono zone genderless, quindi dove il genere non entra e non determina dei cambiamenti. Non ricostruisco il percorso della storia di genere in Italia, che penso sia molto chiaro, basta vedere poi il frutto che ne è venuto attraverso la SIS, la rivista Genesis e le tante pubblicazioni al riguardo. Cerco di vedere quali secondo me sono stati i contributi e le specificità italiane al riguardo. E da questo punto di vista, diciamo, lasciando da parte il contributo importante del femminismo italiano, penso al femminismo della differenza, al contributo filosofico, ma anche storico che questo ha dato, dal punto di vista della storia di genere faccio più fatica a individuare un'eredità, una sostanza, un peso che la storiografia italiana sul genere ha lasciato in ambito anche, ad esempio, internazionale, cioè all'estero cosa leggono di noi italiani riguardo alla storia di genere. E come ha contribuito la storiografia italiana a cambiare l'approccio alla storia di genere anche all'estero. Da questo punto di vista mi sembra che forse il contributo più avuto più influenza è stato quello legato al rapporto tra nazionalismo e genere, e in particolar modo agli studi di Banti, che dall'approccio culturalista al risorgimento ha esteso il suo sguardo anche al canone della mascolinità e della femminilità, per utilizzare un suo linguaggio. E la novità è stata sostanziale, anche se a mio avviso i risultati, sia per la metodologia utilizzata che per le interpretazioni, sono più discutibili, perché mostrano alcuni rischi di questo, della storiografia e della storia di genere. E cioè, da una parte l'accentuare i tratti della continuità, nel caso specifico una mancanza di distinzione o sovrapposizione tra camicie rosse e camicie nere, legate tutte da alcuni schemi, stereotipi comuni, a una decontestualizzazione delle fonti spesso utilizzate in maniera strumentale e a volte addirittura a un non tener conto delle acquisizioni più importanti della storiografia su questi ambiti. E l'altro aspetto significativo è che forse anche per la difficoltà che la storiografia italiana ha di allargarsi all'interdisciplinarietà, questi contributi sono legati ad ambiti storici specifici, alla storia della scienza, alla storia della criminologia, quindi l'analisi ad esempio di Lombroso e del positivismo, e meno invece una visione complessiva, una rilettura complessiva. L'Italia poi sconta un ritardo oggettivo. La SIS mette sempre anche il numero di cattedre, di master, di dottorati in tematiche legate al genere. Ci sono ovviamente ormai una storia di anche cattedre, università che hanno un interesse specifico su questi aspetti, penso a Napoli, a Verona. Ma dei dati rilevati da una ricercatrice che ha fatto uno studio su questo, nel 2016 su 91 università pubbliche e private presenti in Italia, i corsi sulla storia di genere, o comunque sulla storia di genere, i corsi sul genere, che avevano il tema genere come parte costitutiva, erano solamente 24. E molti di questi corsi in realtà poi sono corsi che fanno confusione, perché confondono storia di genere e storia delle donne, fanno in realtà storia delle donne anche a volte se si chiama storia di genere, e questa è una confusione che a mio avviso rimane molto presente anche adesso. Se io studio le sette lavandaie del Rigone Regola del 1658, non di per sé faccio storia di genere, e allo stesso tempo sarebbe storia di genere allora anche la storia dei sette re di Roma, cioè
e tutta la storia, essendo storia di uomini, sarebbe storia di genere, e quindi non basta il trattare in maniera specifica le donne o gli uomini perché si possa parlare di storia di genere. In secondo luogo, la storia di genere anche in Italia ha posto in secondo piano gli aspetti legati in particolar modo, soprattutto questo diciamo sulla contemporaneistica, alla storia sociale e in particolar modo al corpo e al sesso. Ora gli studi, per esempio cattedre, insegnamenti di storia della sessualità praticamente non ce ne sono. Il sesso è sparito, il corpo fatica a trovare spazio, e uno sguardo sulla sessualità quindi è stato in qualche modo abbandonato, arrivando a quel timore che denunciava anni fa Nicholson di ridurre il sesso a una stampella dove si appende l'abito del genere e quindi dove di fatto è solo il genere ad avere un colore, una sostanza. E ultimamente sono usciti diversi libri sulla storia della sessualità, quello di Azzara, Fiammetta Balestracci, Annatonelli, Marta Boneschi, ma anche qui tutti libri, guardate, fateci caso, ovviamente di donne, e tutti con un approccio del tutto legittimo, ma di storia culturale o politica, quindi dove si parla molto della rappresentazione della sessualità, della censura sulla sessualità, dell'uso pubblico, del discorso pubblico sulla sessualità, ma si dice molto poco su quello che come il sesso viene praticato e quindi ho vissuto e quindi su gli aspetti sociali e concreti della sessualità. L'ultimo aspetto è quello del rapporto appunto quindi tra natura e cultura, dove a mio avviso le due categorie anche in Italia hanno vissuto un eccesso di bipartizioni, di bipolarismo possiamo dire, quindi di non tener conto del fatto che i due ambiti, quindi sesso e genere, natura e cultura, aspetti biologici, aspetti appunto legati ai condizionamenti ambientali, sono entrambi da tenere in considerazione ed è interessante invece ragionare proprio sulla loro, il loro reciproco influsso. E qui arriviamo all'ultima questione sulla storia di genere, sull'identità di genere, che è quella della soluzione che vi dicevo, quella secondo me iperindividualista, e cioè lo sviluppo di una critica al genere che ha portato a andare al di là del genere appunto con la teoria queer, quindi l'idea di un'identità senza essenza e quindi di un'identità che non si basa più su un fattore ma che diventa o parcellizzazione dell'identità o addirittura, come viene detto, una post-identità, un post-gender. L'identità quindi diventa un elemento che si può autocostruire, che si può autodefinire, quindi che rientra nella dimensione dell'individuo, della possibilità dell'individuo di, dice Bauman, di acchiapparla nell'aria come se fosse una bolla, no? Come quindi e vestirsela, appunto il tema del vestito a seconda delle circostanze e dei momenti. Da questo punto di vista forse lo spostare l'attenzione a quello che si fa, successivo anche all'AIDS, più a quello che si è, ha contribuito anche a questo, ma i limiti e i rischi sono quelli di superare il pericolo dell'approccio etnicista, riducendo però il soggetto a una monade staccata dagli altri, autodeterminata, e quindi a un individualismo esasperato. E soprattutto a una esplosione o una moltiplicazione dell'identità a questo punto, fino ad arrivare a 7 miliardi di identità, potenzialmente, non sono 7 miliardi, ma sono 56 secondo Facebook, che per i nuovi iscritti in America propone di scegliere tra 56 opzioni di identità sessuale, e le sigle ad esempio dei movimenti LGBTQ aumentano di volta in volta aggiungendo altre lettere dell'alfabeto I e A fino a cercare di risolvere il problema aggiungendo un più alla fine, proprio per dare l'idea a questo punto di un arcobaleno dove ogni colore si giustappone agli altri. E in America questo ha portato quindi al trasformare l'idea di una condivisione di una comunità nell'idea che ogni uomo è un'isola e quindi che ognuno ha la possibilità di autodeterminarsi,
e a ragionare sul rapporto tra questi colori con il nuovo concetto di intersezionalità e quindi di mettere insieme i diversi, le diverse identità, e quindi la donna africana non istruita e musulmana, per esempio. No? E questo approccio ha anche creato, a mio avviso, una difficoltà di rapportarsi alla realtà concreta delle persone, dei singoli soggetti. Vengo un po' al penultimo punto, che è quello della troppa teoria, che ho definito troppa teoria. E cioè questi soggetti eccentrici, nomadi, fluidi, continuamente cangianti, sono in realtà soggetti che spesso nella realtà invece chiedono e non vogliono altro che stabilità, e non vogliono assolutamente questa fluidità, perché non sono in grado neanche di viverla, di percepirla. Le idee, molte volte l'assunzione di questa autenticità, diceva in un film di Almodovar, la protagonista di Tutto su mia madre, mi sembra, al Graggio, diceva: per essere autentiche costa molto. 2000 euro il rifacimento del seno, 2000 euro il rifacimento del naso e così via. Allora era un modo per dire come l'autenticità in realtà ha un costo, in questo caso un costo anche economico, che non tutti possono permettersi, quindi l'autodeterminazione non è così estesa. E non, molte delle, ad esempio delle transessuali vorrebbero una casa, non vorrebbero affatto essere nomadi, e vorrebbero un'identità più stabile, un lavoro più stabile. E di fatto quindi l'aspetto in questo caso della teoria ha avuto a volte il sopravvento sull'aspetto pratico, anche rendendo più difficile l'azione concreta, l'azione sociale, la ricaduta sociale di un approccio teorico. E da questo punto di vista l'identità, il dilemma dell'identità è emerso in maniera chiara, cioè l'idea e la difficoltà dello stabilire se è necessario, opportuno, omologarsi per essere accettati attraverso l'assimilazione, che non significa per forza perdita di identità, e quindi anche in questo noi abbiamo sempre pensato che l'assimilazione fosse qualcosa di contro l'identità originaria, ma l'assimilazione può avvenire attraverso mimetismo, sincretismo, ibridismo, quindi attraverso diverse forme, oppure mantenere la propria diversità, ma con il rischio quindi della riserva indiana, quindi della dissidenza, che però porta appunto al ghetto. E è il rischio che gli omosessuali hanno espresso nel dilemma tra liberazione o rivoluzione, ma anche il femminismo ha avuto ovviamente le stesse, ha svolto le stesse riflessioni. Il problema di questa, della troppa teoria, a mio avviso, che riguarda il genere e la poca storia, si lega anche al fatto che spesso questa teoria ha uno sviluppo filosofico che la rende talvolta fumosa, che la tende talvolta uno strumento per rendere complicate delle banalità o delle cose molto ovvie. E da questo punto di vista è interessante quello che hanno fatto due universitari americani, un filosofo e un matematico, che hanno scritto delle stupidaggini mandandole a delle riviste anche di fascia, sostenendo ad esempio che il pene è responsabile del cambiamento climatico e del dominio degli ambienti vergini, e anche le cagne subiscono l'oppressione di genere, che l'introdurre un dildo nell'ano degli uomini ogni mattina può essere uno strumento efficace per superare l'omofobia. Questi articoli chiaramente e dichiaratamente dei bidoni sono stati pubblicati sulle riviste scientifiche e filosofiche americane. In 10 mesi hanno piazzato 20 bidoni, poi ovviamente hanno rivelato a tutti il fatto di essersi presi in giro per degli strumenti di revisione delle riviste e della, loro dicono, dovremmo dire in italiano, della fuffa che molte volte sta dietro queste teorie, e ovviamente ne hanno pagato le conseguenze. Poi un altro rischio di questo, della troppa teoria, è l'iperpsicologismo e l'iperculturalismo. Io ho insegnato alcuni anni negli Stati Uniti e ho potuto sentire delle stravaganti teorie sul naso di Pinocchio, sull'ano delle statue dei marmi, o arrivare a un eccesso di generalizzazioni dove in ambito politico
a quel, sono equiparabili Putin, Mobutu, Berlusconi, Mussolini e Hitler in qua, o Trump, in quanto tutti uomini forti, misogini e virili, e quindi non si capisce più cosa distingua un contesto dall'altro. E un ulteriore rischio è quello dell'anacronismo, e cioè del cercare nell'identità a ritroso nel tempo, immaginando quindi delle identità in luoghi, in momenti, in situazioni in cui non c'erano. Con la storia degli omosessuali questo è ben evidente, tutti gli studi sull'eziologia dell'omosessualità quando è nata, i gay del Medioevo, o quando pensiamo al libro di Butler su Antigone di Sofocle come emblema e simbolo queer per eccellenza, oppure alle stravaganti idee di una esistenza queer, di una modalità queer nell'antica Roma o nell'antica Grecia, come nel film Troy, ma forse a quel punto bastava vedere il satirico di Fellini o Io Caligola di Tinto Brass per arrivare alle stesse identiche conclusioni. L'altro rischio, e parlo soprattutto degli Stati Uniti, guardate bene, è quello di un conformismo culturale. In America i miei studenti, i dottorandi, i postdoc, ma anche i professori conoscevano molto bene Judith Butler, Lacan, ma conoscevano molto male Locke e Rousseau. Nel caso dell'Italia sapevano tutto di Agamben e di Esposito, ma non sapevano neanche chi fosse Machiavelli e Croce. E questo mi sembra che, se da una parte permette di avere delle conoscenze comuni come il Manzoni o il Dante, per i nostri studenti, allo stesso tempo però alimenta un conformismo culturale dove lo storicismo è in qualche modo totalmente allontanato. E conformismo culturale che porta anche a quello che nella sua lettera Romanelli denunciava, cioè il rischio di un politically correct che diventa invece intransigenza e antiliberalismo. E quindi il rischio che denunciava in realtà prima di Romanelli, Roth nella Macchina umana, o per arrivare a romanzi più recenti, Jonathan Coe in Middle England, dove appunto la giovane ricercatrice progressista anti-Brexit ha a lezione dice qualcosa di equivocabile su una studentessa transessuale e ne paga le conseguenze. È un po' quello che è successo alla Rowling, sempre in riferimento appunto alla questione del genere e della biologia e quindi del sesso. E ovviamente qui abbiamo di fronte degli approcci differenti, cioè l'idea di un falso biologismo, come viene appunto accusata, perché l'identità femminile anatomica non esiste, mentre esiste l'identità di genere, e quindi in qualche modo non può essere vera quella sessuale, ma paradossalmente diventa invece vera quella di genere. E ovviamente la tesi opposta. Negli Stati Uniti tutto questo è diventato nelle università molto estremo, tanto da tutta la polemica sul pronome di cui parlava appunto Romanelli, del sostituire i e she con they, il they campaign, no? La campagna per il they. Oppure l'esplosione di convegni, uno degli ultimi che ho visto alla New York University si intitolava Sex, Gender and Public Toilet. Però allo stesso tempo la censura su alcuni tipi di studi, per esempio le tesi sulla riassegnazione di genere per persone che decidono di tornare indietro nel processo di cambiamento di transito sono spesso non accettate o negate. Le ricadute sono anche in ambito non solo universitario, non si può vedere adesso su Disney Plus gli Aristogatti perché c'è la rappresentazione di un siamese con i tratti di un cinese ed è discriminatorio. Non si può vedere Peter Pan perché i nativi americani vengono chiamati pelli rossa. In realtà si possono vedere, ma c'è un avviso dove dice: piuttosto che rimuoverli, sono utili per riconoscerne l'impatto dannoso e sono utili per stimolare il dibattito per creare insieme un futuro più inclusivo. Ecco, questo è il quadro americano. In Italia la situazione però è molto diversa, perché proprio tornando ai cartoni animati, nel marzo del 2016 a Perugia una scolaresca veniva bloccata e non gli veniva permesso di andare al cinema tutti insieme a vedere Kung Fu Panda 3 perché la proiezione per i bambini non era adatta, in quanto in Kung Fu Panda 3 vi era la presenza di due padri. Uno era un'anatra e l'altro un papero e l'altro era un panda, e questo ovviamente creava confusione nei
e bambini potevano immaginare che una famiglia normale è composta da due padri e quindi era meglio non andare e non partecipare alla proiezione. Allo stesso tempo l'introduzione di un insegnamento di storia dell'omosessualità a Torino che insegna Maya De Leo è stato contestato in maniera molto aspra proprio perché si riteneva del tutto inappropriato, inopportuno questa novità. Mi avvio alla conclusione e con l'ultimo rischio di questo approccio, che è quello di accentuare l'idea di una storia solo come storia delle vittime, quindi di una deriva un'epoca delle vittime che diventa storia delle vittime e quindi tutte le minoranze escluse, le donne, i gay, i neri, gli ebrei, e una drammatizzazione anche della storia. Io faccio spesso la domanda, no, di che cos'è l'8 marzo. Ecco, l'8 marzo, penso che poi un po' tutti questo lo pensiamo, è l'evento in cui sono state bruciate delle operaie. No, non è così. L'8 marzo è in realtà nasce senza nessun motivo di dramma, di uccisione, ma le ragioni sono altre, però noi lo associamo invece a un evento drammatico, all'idea quindi di una storia come lotta tra vittime e carnefici, lotta per la liberazione, quindi ovviamente di un cammino per la liberazione. È un po' la trasformazione dello studio di Walzer su esodo e rivoluzione in esodo e liberazione, quindi non è più la politica attiva per il cambiamento, ma è il subire, aver subito qualcosa per avere diritto a qualcosa. E quindi la vittima in quanto tale è anche colei che non può essere sindacabile. Chi può permettersi di mettere a repentaglio o discutere se gay sono razzisti nei confronti delle eterosessuali, o se i bianchi o se neri lo sono nei confronti dei bianchi, o se una donna lo è nei confronti di un uomo, essendo loro ad aver subito in maniera maggiore ovviamente la discriminazione. E poi può dar vita e alimentare la teoria del complotto da parte di entrambi i soggetti. Quindi l'idea delle lobby gay nel caso degli omosessuali e quindi i carnefici in questo caso che hanno e denunciano lo spettro di una lobby gay che mira a diffondere l'ideologia gender, o delle vittime, quindi gli omofobi e transfobici che non accettano il cambiamento. Chiudo con l'eredità, molto brevemente con l'eredità, quel che resta, l'ho intitolato dell'identità di genere, degli studi di genere. E, la storia delle minoranze ha permesso ovviamente di mettere in discussione norme, di garantire da una parte anche la possibilità di interrogarsi su come garantire dei diritti universali e quindi l'uguaglianza dei cittadini, salvaguardando al tempo stesso la particolarità dei singoli soggetti, e ha affrontato il dilemma dell'azione collettiva, cioè come raggiungere traguardi e scopi comuni senza diventare comunità etnica, e quindi mantenere degli obiettivi comuni ma non diventare una comunità etnica. La soluzione forse è quella di valorizzare meno l'identità e più la somiglianza, partire dal riconoscimento per trascenderlo, utilizzare il genere per ribadire che la base dell'identità è relazionale. L'identità quindi come fili di un ordito che si combinano dando vita a forme e disegni diversi. Forse è necessario assumere un atteggiamento più pragmatico per valutare di volta in volta quando concretamente questo approccio favorisce la risoluzione dei problemi e quando invece li acuisce. La storia da questo punto di vista secondo me è fondamentale perché il successo o l'insuccesso della identity politics dipende in gran parte dal contesto e dal momento specifico in cui viene utilizzato, dal rapporto tra minoranza e maggioranza, dalla discriminazione, dal livello di tolleranza di una società e di inclusione di una società. Inoltre è inevitabile che fin quando una questione legata all'identità ha ripercussioni forti sulle nostre vite, essa assuma una valenza politica, una politica che dovrebbe però essere orientata più al raggiungimento di obiettivi concreti comuni, alla domanda di sempre del che fare, più che alla sola difesa del sé e del noi e quindi a cosa essere. Una politica basata quindi più su istanze comuni che su identità comuni. Insomma, per concludere, l'identità di genere è problematica, non è l'approdo al paradiso, ma neanche la discesa agli inferi. E ho la convinzione che continua ad essere un utile strumento per ragionare e discutere su come tenere insieme le differenze senza giustapporle e su come cercare di conciliare individualismo e universalismo. Grazie. Grazie.
Grazie mille Lorenzo, penso che Giovanni non sia più con noi e perciò faccio le veci. In questo caso io passo direttamente la parola a Raffaella, grazie mille. Grazie, innanzitutto grazie per avermi invitato e grazie alla Cisco per aver di nuovo affrontato un tema come quello del genere e è un discorso che dovrebbe mettere l'accento in realtà più sul genere come categoria storiografica. E siccome appunto la relazione l'ho ascoltata ora come tutti, cercherò di intervenire nel poco tempo che mi è arrivato, che mi è stato concesso, mettendo l'accento su alcune questioni. In maniera molto impressionistica, ve lo dico subito, perché forse i temi sollevati dalla relazione di Lorenzo Benedusi, avrebbero meritato una maggiore, riflessione, quindi anche sedimentazione. Però, proprio a partire dalle ultime cose che lui diceva, volevo citare un brano di John Scott che dice: se il genere viene considerato come uno strumento per capire non solo il modo in cui gli uomini e le donne vengono definite nelle loro relazioni reciproche, ma anche quali interpretazioni dell'ordine sociale vengono contestate, accolte, combattute e difese in relazione alle definizioni di maschio e femmina, giungiamo a una nuova comprensione delle varie società, storie e politiche che vogliamo analizzare. Perché parto da questa citazione? Perché io credo che bisognerebbe anche cominciare un po' a sgombrare il campo da troppe sovrapposizioni. Allora, un conto è il tema della politica dell'identità e bisognerebbe anche capire in che modo un certo tipo di anche contestazione di assetti storiografici e assetti politici si sono prodotti in determinati contesti, cioè parlare della politica dell'identità, se vogliamo utilizzare questo termine, così come è maturato in un contesto come quello statunitense, non è facilmente riportabile in altri contesti, nonostante, come dire, predisposizione adesso per approcci transnazionali e globali. Primo punto. Secondo punto, parliamo di politica dell'identità, parliamo di studi di genere o parliamo del genere come categoria storiografica? Perché sono cose che sono epistemologicamente diverse e rimandano a processi discorsivi diversi. E confondere, mi dispiace dirlo, ma confondere questi diversi piani penso che accresca la confusione piuttosto che dipanare le molte ombre e anche le molte contraddizioni e aporie che si ritrovano in diverse interpretazioni e riflessioni, sia di tipo teorico sia di tipo storiografico. Quindi, come dire, bisogna un po' cominciare a essere più precisi probabilmente, a delimitare determinati campi e a non mettere e non passare dalla Meloni a Walt Disney in un approccio che finisce, ripeto, per oscurare piuttosto che per illuminare. Allora, la politica dell'identità è la questione che è emersa negli Stati Uniti dentro quelli che sono i conflitti degli anni 60. Avevano a che fare con un problema che non era tanto quello dell'identità, quanto dei processi di esclusione e marginalizzazione su cui si era fondata la democrazia americana, che fin cioè fin dall'inizio dell'Ottocento è una democrazia che ha messo in evidenza il fatto che era una democrazia basata su un unico soggetto, e cioè il soggetto bianco. Non ci dimentichiamo che alla fine del Settecento le leggi di naturalizzazione parlavano di cittadini bianchi. Il concetto di whiteness è stato un concetto utilizzato per mettere in evidenza le problematiche
politiche di inclusione che riguardavano, per esempio, tutti i flussi di immigrazione. E come il tema della whiteness, di che cosa significava essere cittadino bianco e che cosa significava essere emergere della democrazia, era un tema che aveva ovviamente sullo sfondo la contrapposizione libertà-schiavitù. Se noi non teniamo conto di tutto questo, non teniamo conto del perché negli anni 60 il problema è quello della valorizzazione delle differenze sul piano pubblico e del riconoscimento. Poi sono d'accordo che dentro la politica americana il problema poi, come dire, ha avuto degli aspetti di radicalizzazione del discorso. Però il problema è che la democrazia americana era una democrazia che si era modellata su un soggetto e i movimenti femministi, i movimenti afroamericani, i movimenti chicani nel mettere in evidenza il tema della identità di razza, genere, etnia, facevano una denuncia molto precisa di quelli che erano i processi di esclusione. E questo non casualmente poi si è riflesso nel tentativo di allargamento del discorso storico, quindi è che è stato un discorso di inclusione, di riconoscimento di soggetti che erano rimasti fuori dalla storia. Allora il problema è un problema, come dire, politico, che sicuramente ha delle ricadute anche dal punto di vista di quella che è stata l'influenza di conflitti politici rispetto al modo di pensare e produrre storia, di chi sono i soggetti della storia, di come si pongono di fronte al tema della ricostruzione del passato, della ridefinizione del passato. Adesso noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la società americana è una società sempre più fatta di soggetti diversi dall'uomo maschio e bianco, e quindi inevitabilmente questo sta producendo una rivoluzione che è anche una rivoluzione di tipo epistemologico e non è soltanto un problema di affermazione di identità nel piano pubblico, di riconoscimento specificità in maniera così radicale e in maniera così a volte descritte anche in termini impropri. Come storici e come storiche, noi come ci poniamo di fronte a questo mutamento che sta riguardando il rapporto tra il farsi della politica e il farsi della storia? Allora, la categoria di genere, almeno così come è stata discussa a partire dal saggio di John Scott, e che tra l'altro ha una sua storicità, perché ci sono varie interpretazioni della categoria di genere. Un conto è il modo in cui la Scott ha proposto questa categoria nel 1986, i dibattiti che si sono prodotti successivamente, anche il modo in cui è stata discussa e criticata la categoria di genere. È un tema su cui noi dobbiamo interrogarci come storiche e come storici. Cioè, in che modo la categoria di genere come categoria di interpretazione storiografica è tutt'altro che un'interpretazione che porta alla astoricità o alla neutralità, come spesso è stato messo in evidenza. In realtà è esattamente il contrario, proprio perché, come diceva Lorenzo Benaduzzi alla fine, la categoria di genere ha al centro il tema del potere. La categoria di genere come interpretazione, come categoria interpretativa, è una categoria che induce costantemente a ridefinire e a risignificare i rapporti di potere che si producono tra uomini e donne, tra il modo in cui vengono concepite le rappresentazioni del maschile e del femminile, non soltanto in termini oppositivi, ma ovviamente in termini relazionali, ma induce anche a guardare in maniera storica il modo in cui si produce il rapporto tra lo storico e la storica e il suo oggetto di ricerca, dentro a un contesto in cui dovrebbe essere prestata maggiore attenzione al tema del posizionamento dello storico, alla
contestualizzazione del modo di fare ricerca storica dentro un contesto che deve fare i conti, per esempio, anche con gli elementi dati dalle come dire, costrizioni istituzionali o dalle costrizioni politiche che sono alla base del modo di produrre ricerca. E ripeto, secondo me questo è, dentro a un contesto come la Cisco, le domande che noi ci dovremmo porre. Poi c'è tutto l'elemento dato dalla questione politica, dal tema appunto della presenza nello spazio pubblico e nello spazio politico di soggettività che vogliono affermarsi con tutte le contraddizioni del caso. Però ecco, io distinguerei, ripeto, quella che è la politica dell'identità da quello che è invece una riflessione come storici e come storiche del genere come categoria interpretativa. È utile o non è utile? L'articolo di John Scott del 1986 appunto aveva questo come sottotitolo. È una categoria utile per l'interpretazione storica? Lo è ancora o non lo è più? E che cosa significa? Come si è modificata la questione, per esempio, della definizione di genere? In che modo gli studi LGBTQ e queer, piuttosto che proporre una interpretazione alternativa, hanno sfidato la categoria di genere e hanno indotto nuove valenze a questa categoria, hanno permesso di ridefinirla. L'ultimo punto, ma anche da questo punto di vista, io forse avrei, e ti chiedo, perché ad un certo punto hai parlato del contributo della storia di genere italiana a quello che è il dibattito internazionale. Ora, a parte il fatto che bisognerebbe sempre tenere presente che la storia di genere, la storia delle donne, la storia di genere poi ha una sua dimensione di diacronicità, per cui, come dire, bisogna anche vedere che cosa si seleziona e in che modo si seleziona per fare un discorso sul contributo o non contributo. Ma io di questo, come dire, non mi occupo perché appunto sono un americanista e quindi non vorrei dire cose che non sono esatte, quindi rimando al dibattito. Però la Società Italiana delle Storiche è dal 1989, quindi si è creata prima della Cisco e ha continuamente posto all'ordine del giorno il tema della dialettica fra storia delle donne, storia di genere, il tema delle intersezionalità, il rapporto fra sessualità e genere, come la storiografia generale ha affrontato tutto quello che è stata la produzione delle storiche italiane rispetto a questi punti. Come mi è capitato di leggere anche recentemente, per esempio in una tavola rotonda sul rapporto fra genere e storia politica, si dice la storia di genere deve essere preferita, per esempio, la storia delle donne, perché la storia delle donne è una storia militante. Cosa significa che è una storia militante? Le storie delle donne producono delle domande per acquisire una conoscenza storica. Qual è stata la ricezione della storiografia generale rispetto a quello che è un patrimonio di conoscenze, di saperi, di circolazione, di ricerche che le storiche italiane hanno prodotto all'interno di quella che è la storiografia generale? Come la storiografia generale si è confrontata? Oppure continua a non volersi confrontare, a non voler affrontare, come dire, fare i conti con un patrimonio vero e proprio che si è sedimentato nel corso degli anni, a partire quantomeno dal 1900, inizi degli anni 80. Certo, ci sono poche cattedre di storia delle donne e di storia di genere, ma questo rimanda a un contesto un pochino più complicato che è dato dalla struttura del sistema universitario italiano, che si è dimostrato molto meno flessibile di quanto non sia un sistema angloamericano. Però ecco,
mi piacerebbe che dentro questa discussione sul genere non ci si occupasse soltanto appunto di questioni legate a un dibattito politico che, ripeto, tra l'altro presenta anche elementi di, non vorrei usare parole di cui mi poi, come dire, che dibattiti politici, ecco, molto, molto su ciò che avviene quotidianamente, ma ci si confrontasse appunto su, a partire dalle diverse storiografie e dai diversi contributi che queste storiografie hanno dato, per capire se c'è la possibilità di avere un terreno comune di dialogo e di confronto. Grazie. Grazie, grazie mille. Vedo che Giovanni era, in realtà mi sono sbagliato io, si era scollegato un attimo ed era finito tra gli spettatori, mi scuso. E, non so, Lorenzo vuole rispondere prima alla discussant e poi apriamo il dibattito, apriamo al pubblico? Come preferite voi? Non saprei dire, decidete voi. Ma cosa dite? Apriamo? Io direi, Federico, io credo che possiamo aprire al pubblico, prendere un po' di domande e poi lasciare Lorenzo. Sì. Io ho segnato intanto le cose. Va bene, allora se chi vuole porre domande mi può semplicemente scrivere, farmelo sapere attraverso la chat e dopo io conferisco la possibilità di parlare e anche di essere visti se così volete. Sembra che ancora non ce ne siano. Beh, allora guarda, Lorenzo. Inizio allora, va inizia bene. Inizia tu, poi intanto aspettiamo che si rompa il ghiaccio. In caso le raccogliete nel mentre, sì. Provo a rispondere. Allora, io ho cercato di organizzare un discorso su l'identità di genere, perché il tema che mi era stato assegnato era l'identità di genere, quindi tenere insieme identità e genere. E ho cercato di ragionare sull'altra cosa che poi un po' diceva anche Giovanni all'inizio, cioè su come queste categorie che hanno una rilevanza fondamentale per la storia abbiano però poi anche una ricaduta, hanno un loro utilizzo in ambiti non solo accademici o della produzione storiografica, ma invece abbiano un impatto molto forte sulla politica, sul pensiero, sulla cultura attuale. E quindi di tenere insieme questi due aspetti senza fare una rassegna storiografica, anche perché sulla storia delle donne, sulla storia di genere, le rassegne storiografiche e l'analisi del contributo, anche a distanza di anni, ce ne sono molte, penso ai lavori di Paola Di Cori, ma tante altre lo hanno fatto mettendo in evidenza come sono cambiati gli approcci, come sono i filoni di ricerca, quindi in realtà abbiamo molta... storia della storiografia su questo, o comunque abbastanza storia della storiografia su questo, penso anche molta, anzi, su questo. E basta andare su internet e ci sono moltissimi contributi, o basta vedere anche il sito della SIS per rendersene conto. La questione importante mi sembra quella Stati Uniti e Italia. Da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo. Il quadro gran parte del mio intervento è stato molto legato a qualcosa che ha molto a che fare con gli Stati Uniti. Ho
ho cercato di dirlo forse troppo velocemente, che l'Italia è una questione diversa. Secondo me è fondamentale tener conto delle diversità, proprio perché condizionano moltissimo anche le risposte alla discriminazione, il rapporto tra maggioranza e minoranza. E le specificità sono determinate anche dal fatto del rapporto che ha la collettività con i singoli gruppi. E da questo punto di vista è chiaro che l'America non è paragonabile all'Italia per la diversità di culture, religioni, etnie e così via. E da questo punto di vista, in realtà, il mio è, forse non è apparso tale, ma se volete poi vi mando una cosa che ho scritto proprio sul rapporto tra storia e filosofia, dove questo l'ho detto forse in maniera un po' più chiara. E secondo me l'ancora di salvezza è proprio la storia, e quindi il mio voleva essere un elogio alla storia, ma forse non ho fatto in tempo a farlo. E cioè la storia ci permette di capire come le questioni teoriche, le questioni politiche legate al genere, alla sessualità, siano necessarie, sia indispensabile osservarle nel loro contesto di riferimento temporale, geografico, nelle loro e sociale. Quindi la storia ci permette di ancorarli a una realtà concreta e tenere quindi sempre l'approccio storicista, devo dire, quindi il controllo, la verifica sui documenti come elementi fondamentali per verificare concretamente se un presupposto teorico è vero o meno. Faccio l'esempio che faccio spessissimo, cioè Foucault è stato profondamente criticato, ampiamente criticato dagli storici per la sua idea, no, che l'omosessualità nasce nel 1869. E questo è un aspetto importante, perché lì c'è una riflessione teorica, ma c'è poi uno studio attento che ti fa vedere come quel paradiso del limbo, dell'indifferenziazione sessuale pre-1869 non fosse affatto vero, non esiste, quindi non è assolutamente, e non è così. E ci hanno mostrato e ci ha fatto capire come la sua ricostruzione del caso di Hercule Barbin fosse una ricostruzione dove il ruolo della sofferenza e del suicidio sparisce, non c'è, e quindi in realtà questa felicità è una felicità che porta anni e anni di sofferenza e addirittura al suicidio. E quindi è chiaro che la storia ci riporta concretamente sulla una dimensione di verifica. Da questo punto di vista, consiglio di leggere un saggio di Luzzatto sugli studi culturali sul genere e sul fascismo, dove concretamente mostra il rischio di questa teoria che non ha una verifica storica. E quindi è più storia e meno filosofia, io scrivevo, no? La questione però di fatto, di fondo, mi pare che crea chiaramente una difficoltà che comprendo, e che è una difficoltà che mi mette in alcuni spesso a disagio, cioè è quella della storia delle donne e del femminismo e della storia di genere. Io ho detto, vorrei osservare il contributo della storia di genere. Il contributo della storia di genere e non della storia delle donne. E la storia delle donne ha ormai una base consolidata di studi e di importantissime novità dal punto di vista epistemologico, ma della ricerca in particolar modo in ambito anche italiano. E penso per esempio a una serie di studi che secondo me invece iniziavano e aprivano la porta alla storia di genere, ad esempio quelli sul patronage, quindi sul rapporto tra soggetti dominanti e soggetti, o sulla sorellanza, sulla la sociabilità femminile, quindi sicuramente un contributo importantissimo. E però la storia di genere non è solo storia delle donne, e quindi quello che ho voluto sottolineare è che in realtà quest'ultimo passo, secondo me, si fa fatica a farlo. Si fa fatica a farlo e i contributi prettamente di storia di genere, quando io ho detto, secondo me, sono non c'è molto, ho citato Banti, ho citato non
perché volevo, sicuramente ho dimenticato qualcosa, ogni classifica, ogni graduatoria di importanza è soggettiva, è discutibile, però era un vedere anche, soprattutto all'estero, quello che viene tradotto, quello che viene recepito dalla storiografia, straniera. E quindi da questo punto di vista il mio è stato uno sforzo voluto di tener conto di questo. Poi c'è il rapporto e l'idea di aver trattato poco la storia e la storiografia e più la politica. Però noi ci troviamo di fronte a un contesto in cui le identità di genere, le questioni politiche legate al genere hanno una rilevanza importante, centrale, hanno un'importanza rilevante e quindi è inevitabile doverne tenerne conto. La rivoluzione epistemologica, il cambiamento epistemologico deve confrontarsi con quello che avviene nella società circostante, quindi su come il genere viene trattato, come viene visto, come viene vissuto, perché altrimenti diventa un discorso dove il rapporto con le domande del presente, cioè rischia di venir meno o comunque di essere difficilmente individuabile. L'ultima cosa è se ha ancora senso, no, utilizzare questa categoria dal punto di vista della storia. Mi occupo di questo, quindi per me la risposta la davo per scontata. Forse ho fatto male a darla per scontata, nel senso che lo ritengo fondamentale. Lo ritengo fondamentale e non ho valorizzato a dovere sicuramente gli aspetti positivi, il contributo positivo di alcuni approcci. Penso, ho cercato soprattutto di sottolineare i rischi, i limiti e le cose che mi sembrano che più facilmente possono creare dei cortocircuiti o delle difficoltà di comprensione dei processi in corso. Faccio un esempio degli aspetti positivi. Io ho mostrato alcuni aspetti, secondo me, discutibili della teoria queer. Allo stesso tempo, la teoria queer ha avuto una rilevanza, un'importanza anche dal punto di vista storiografico indiscutibile, e cioè l'idea di osservare la storia da un punto di vista diverso è fondamentale per mettere in discussione i meccanismi che vengono utilizzati per considerare normale o anormale un comportamento. Quindi, utilizzando un termine dei post-colonial studies, no? L'osservare il mondo dalle periferie ha dei rischi, ha dei limiti, sono stati osservati, ma anche una capacità di spostare lo sguardo su qualcosa di diverso e avere una prospettiva differente. Questo lo diceva benissimo Mario Mieli, no? La soggettività rivoluzionaria si coglie solo nella soggezione, cioè nel soggetto che subisce, e amplia lo sguardo a una pluralità, a vedere soggetti che fino a quel momento non hanno avuto una visibilità, e anche alle forme di negoziazione, di rapporto dialettico con la società e le istituzioni. Ovviamente la storiografia è diventata anche molto attenta ai limiti di questo. Penso all'idea, no, che anche la posizione dei soggiogati non è mai innocente, no? Diceva nel manifesto Cyborg, veniva detto, e quindi anche ai limiti di questo. Quindi non sono di sicuro io a voler criticare e a considerare superfluo il gender nella storia. Lo ritengo molto importante, ma nel momento in cui la politica e la teoria è molto presente, è presente forse nell'ambito di genere più che in moltissimi altri contesti, ha una ricaduta così forte anche in ambito accademico, o soprattutto in ambito accademico, secondo me è bene tenerne conto. È bene tenerne conto e mostrarne i limiti o i rischi o i pericoli. E penso di aver risposto, e non lo so, forse la questione che un pochino rimane è quella di questa storia, cioè della nostra storia nell'arrivare all'utilizzo del genere. E quindi un percorso che ha una sua genealogia, e il femminismo è la matrice di tutto questo,
ma un percorso che secondo me ora si apre ad altri influssi, ad altri contributi, altre problematiche e il femminismo secondo me ci può aiutare a orientarci in questo ambito, ma tenendo le porte aperte anche a approcci a volte affini ma non uguali. Grazie, grazie Lorenzo. C'è un intervento da parte di Domenico Rizzo, che adesso attivo. Arrivo Domenico, perdonami. Ecco. Ah, eccomi, devo aprire io. Avvio anche il video per sentirmi più vicino a voi. Intanto un saluto a tutte e a tutti e voglio ringraziare la Sisco e gli organizzatori, intanto in modo particolare, per questo ciclo di seminari, perché è una bellissima occasione per ragionare sulle categorie. Malgrado io non sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo, dicendo troppa teoria, poca storia. Io credo che il problema degli storici e dei contemporaneisti, in modo particolare, me incluso, naturalmente sia piuttosto il contrario, di fare storia senza interrogarsi a sufficienza, sulle categorie. Ed è qualcosa poi che ci viene anche, salutarmente, rimproverato spesso nel dialogo con colleghe e colleghi nel campo delle scienze, umane e sociali, che non si richiamano a una così, impostazione storica più tradizionale come alcuni. Allora, avrei tantissime cose da dire e domande da porre a tutte e a tutti, non semplicemente Lorenzo, perché io sono d'accordo, sottoscrivo ogni virgola dell'intervento di Raffaella Baritono. E ho provato lo stesso spiazzamento davanti alla tua relazione, Lorenzo, perché anch'io credevo che avremmo discusso dell'utilità euristica di una categoria per la storia contemporanea in modo particolare. E è una categoria storiografica dalla quale possiamo prescindere o no nello studio delle società contemporanee? Cioè, è un sistema di relazioni che costituisce la realtà sociale di cui tenere conto nello scrivere la storia oppure no? E per la contemporaneistica italiana, allora, nella modernistica è entrata in misura molto maggiore come consapevolezza che ovunque ci si volti, anche qui tra noi, ci sono uomini e donne che i significati mutevoli che si attribuiscono loro poi plasmano e fanno la storia, e non soltanto la storia privata, ma soprattutto la storia pubblica, politica. Che cosa capiremmo del dibattito contemporaneo? Di quella metà del mondo e dell'opinione pubblica spostata su posizioni conservatrici che è pro-life, anti-immigrazione, anti-aborto, pensiamo alla Polonia oggi, senza una naturalizzazione, rinaturalizzazione della famiglia e dei ruoli di genere e sessuali che è in atto in questo momento. È questione politica. Mi sembra che non si capirebbe nulla di moltissimi fenomeni, senza interrogarci, ad esempio, sui 30 anni che passano tra la Costituzione repubblicana e la riforma del diritto di famiglia che mantiene nel codice civile una simmetria di genere. Ma quella è una storia politica, non è una storia che ha a che fare con le relazioni private. Ora, scusate il tono così appassionato. Il punto è, la contemporaneistica fa i conti con questa dimensione oppure continuiamo a ritrovarci una quota
rilevante di colleghi e colleghe, colleghi per lo più storici, che in una discussione sul congresso di Verona ci dice che agli storici la famiglia non interessa perché è qualcosa di naturale, che non riguarda lo statuto, diciamo così, della riflessione storiografica. Sì, in Italia c'è una tradizione di storia politica, diciamo così, che ha una fortissima matrice etico-politica. E questo forse è il problema, perché la storia sociale riferita alla contemporaneità è così debole. Sì, mi direte la crisi della storia sociale, ma siamo in una storia post-sociale ormai, vabbè, questo apre un altro tema. La storia contemporanea, questa è la domanda che pongo, anche in un modo un po' disordinato, me ne rendo conto, la contemporaneistica è disposta a vedere i soggetti, vede i soggetti sociali sul terreno, oppure si muove utilizzando, applicando, riferendo macro categorie? E è venuta meno la classe come categoria funzionale a una stagione storiografico politica, è venuta meno la classe, siamo tornati a una storia politica del tutto disincarnata. E poi per me come storico la questione della identità pone un problema storico che è quello assai poco teorico, per la verità, dei processi di identificazione, no? Più che è come la storia delle emozioni. Noi storici non è che possiamo entrare nel merito di che cosa si prova, ma del significato che hanno le emozioni, di come vengono espresse, di come diventano azioni sociali, come gli speech act, anche gli emotives, e lo stesso vale per il genere. Ora, a me sembra che sia questo un po' che dobbiamo chiederci: ci serve o no? E se riteniamo come contemporaneisti che non ci serva, perché questo? Questo può indurre una riflessione sullo statuto della nostra disciplina? Allora, scusate se sono stato lungo e se la domanda è un po' troppo universale. Mi taccio. Ma io non penso di aver detto che non serve, cioè anzi, non penso di averlo mai detto, e non volevo dirlo, e volevo mostrare i rischi dell'utilizzo. No, no, ma non dialogavo con te, cioè... No, esatto, per il resto io... La tua relazione come l'introduzione a un dibattito più ampio, ecco. No, io sono perfettamente d'accordo, cioè nel senso che... quando anche qui torniamo un po' sulla storia delle donne, cioè, secondo me questa categoria non è entrata nella nostra storiografia in maniera pervasiva, in minima parte. Pensiamo ai manuali. I manuali abbiamo Anna Bravo, Anna Foa e Lucetta Scaraffia che hanno fatto qualcosa al riguardo. Abbiamo Banti che in un suo manuale ha cercato di fare qualcosa al riguardo, ma con estrema difficoltà e soprattutto con l'idea che in realtà si può fare molto, è l'inizio di un qualcosa che si è fermato lì, che sarebbe necessario fare molto di più. E pensiamo a, come tu dicevi, il ruolo delle questioni politiche legate anche al genere nelle narrazioni non per forza manualistiche, ma di ampio respiro. C'è pochissimo. E secondo me c'è poco, comunque c'è poco nella contemporaneistica. C'è nella storia moderna, anche se nella storia moderna, paradossalmente, le persone che si occupano di questo sono poche. C'è Lavenia, ci sono ovviamente delle persone, però anche a livello numerico le persone che si occupano di questo non sono tantissime. E c'è Paolo Brogi, insomma, ci sono, però loro stessi sentendolo dicono siamo sempre meno. C'è un'assenza della storia sociale, c'è un'assenza della storia della sessualità e del corpo, che come dicevo,
In Italia noi non abbiamo questo eccesso di teoria, ma gli studi di genere invece sono soprattutto di ambito teorico, e quindi ce l'abbiamo, che sono di ambito filosofico, sociologico, in ambito storico ce ne sono pochi, mentre all'estero questa dimensione secondo me è fortissima. Ci sono tantissimi studi in cui la teoria è sovrabbondante di fronte a una forte debolezza della ricerca storica, con sovrainterpretazioni veramente a volte molto molto fantasiose. Quindi c'è a mio avviso un ritardo da colmare, e c'è la difficoltà anche a e forse per questo è un po' il problema che io cercavo di spostare sull'oggi, cioè la difficoltà a percepire e avere la sensibilità su alcune cose. Io posso anche non essere un esperto di una cosa, però la sensibilità sugli argomenti è fondamentale per il nostro lavoro. Quindi intuire e capire che ci sono in quella ricerca degli ambiti che vanno visti, vanno conosciuti, vanno indagati, e che non posso lasciare da parte, perché anche se non sono esperto, capisco che sono rilevanti. E quindi li vado a guardare, inizio a cercare di individuare qualche cosa e farmi delle domande su questo. E se manca la sensibilità su questi temi, non viene percepita. Cioè, quando dicevo non esiste un mondo genderless, in realtà nella storia contemporanea spesso appare così. E molto, quando la critica che io facevo alla storia delle donne non è rivolta alle donne, è rivolta a che tutto questo viene automaticamente identificato esclusivamente con la storia delle donne. E quindi quella è la storia delle donne. E quindi, tornando a Scott, quello è il supplemento. È il supplemento che faccio con l'aggiunta delle donne del Risorgimento, o l'aggiunta delle donne giornaliste, o l'aggiunta, no? E quindi con quel rischio lì, cioè di aggiungere un settore a un ambito che in realtà ha una sua autonomia. Quindi le tue preoccupazioni sono, nel caso dell'Italia, le mie. Io non insegno storia di genere. Io non insegno storia di genere, cioè mi sono occupato solo di questo, e in Italia non lo insegno. E quindi questo è già un dato, questo è già un segno. E insegno storia della cultura in età contemporanea, e neanche storia culturale, storia della cultura in età contemporanea, e cerco di parlare anche del genere. Quindi la mia preoccupazione è in realtà è che io vedo un mondo, una realtà, circostanze di un certo tipo, e mi accorgo che l'Italia è un'altra cosa. Anche la polemica sull'attenzione, no, quello che dicevo prima sulla storia dell'omosessualità in Maya De Leo lì a Torino, quello secondo me è stato significativo, quella messa in discussione. Cioè è stato fatto un corso di quel tipo, e la risposta è stata una risposta per molti versi, no, di contrasto. Ma molte volte in maniera più sotterranea questo avviene anche nella difficoltà a dire vorrei occuparmi di questo, vorrei far questo. Quindi no, sono d'accordo con te. E come fare? Forse la domanda qui sarebbe come riuscire a favorire. Faccio un esempio sull'Italia riguardo a quest'idea al rapporto con l'interno e l'esterno. No? Noi abbiamo a volte premi o situazioni in cui veniamo chiamati anche su questioni riguardanti gli aspetti del genere. Beh, io lì. Ora mi viene in mente riguardo alla giornata della memoria, io sono chiamato quasi sempre per parlare della persecuzione degli omosessuali. Per me è difficilissimo riuscire ormai a farlo questo, perché non c'è nessuna o pochissima anche in queste occasioni attenzione a questi temi, e neanche proprio elementi elementari per poter spiegare questo, che cos'è l'orientamento sessuale. Quindi diventa veramente difficile poter fare un incontro su una giornata della memoria sulla persecuzione degli omosessuali e spiegargli alcune questioni di lunga durata. Quindi diciamo, avverto una difficoltà anche a trasformare questo in un elemento che possa contribuire al dibattito pubblico.
Poi tu, Domenico, lo sai meglio di me anche per quello che abbiamo fatto insieme, cioè nel senso anche nella Cisco, cioè è molto complicato questo. E poi c'è l'università, cioè, per esempio all'università una cosa che sarebbe elementare fare, cioè accendere in ogni università una carriera alias, no? Le carriere alias sono le carriere per chi è in transito, quindi per chi in quel momento è in transito e vuole avere un'altra identità, quantomeno in ambito universitario. Una cosa elementare, ormai con i giuristi si è visto come introdurlo nei regolamenti, quindi c'è un modello, è impossibile riuscire a, o comunque è estremamente difficile riuscire a trasformare una cosa che è una sensibilità, che è una conoscenza, che è un'attenzione a questi temi in qualcosa di concreto che abbia una ricaduta semplice sul nostro universo. Quindi, no, sono scoraggiato anch'io. E forse la confusione che è generata è che poteva essere, cioè, la distinzione Italia e il resto è una distinzione importante che era necessario rimarcare di più. E basta. Se nessuno è iscritto a parlare, mi prendo 20 secondi per dire due cose che mi sono dimenticato, che la contrapposizione storia delle donne e storia di genere è un po' artificiosa, un po' perché la storia delle donne si è svincolata molto presto da un approccio militante, o meglio ha puntato a ricostruire sistemi di relazione, pur quando continuava a chiamarsi Storia delle Donne. Penso alla collana di Storia delle Donne pubblicata dalla SIS e di cui stanno uscendo bellissimi volumi. L'ultimo è Alessandra Pescarolo, sulla storia del lavoro delle donne. Se c'è un libro di genere sulla storia dei mercati del lavoro nel lungo periodo, che dà conto di come all'incrocio tra economia, sistemi normativi, culture, classi sociali, uomini e donne assumono sul mercato del lavoro collocazioni diverse, è un libro di genere. Se lo vedi potresti dire, ah, ecco, è la storia delle donne che... E l'ultimissima cosa è che la storiografia italiana, la storia delle donne italiana, è tra gli ambiti meno provinciali, se mi si passa questo termine, della storiografia italiana per molti versi, perché ha un dialogo con la storiografia francese fortissimo, con quella tedesca non altrettanto stretto, a volte per ragioni linguistiche, ma c'è un network, c'è una comunicazione. Si pensi alla storia delle donne pubblicata da francese, pubblicata da La Terza, ad esempio, o alla collana di Storia delle Donne in Italia, La Terza, con contributi internazionali, che benché si chiami Storia delle Donne è una storia tout court, è una storia a tutto tondo sui vari temi. Vabbè, scusate, mi taccio. E vorrebbe intervenire Maria Rosaria Stabili e immediatamente le do la parola. Sì, grazie. Buonasera a tutti, questo dibattito mi pare estremamente interessante e produttivo e quindi ringrazio gli organizzatori, la Cisco e anche Lorenzo, Raffaella, per aver introdotto il dibattito. Io devo dire, un po' anche come Domenico, mi aspettavo, appunto mi rivolgo a Lorenzo, no? Mi aspettavo, come dire, una riflessione che, come diceva Raffaella, puntasse essenzialmente alla categoria interpretativa della storia, perché se si mettono in gioco tutta una serie di elementi e di riflessioni, è più difficile come dire, trovare il bandolo della matassa. A che cosa voglio fare riferimento? Voglio fare riferimento al fatto che, per esempio, appunto, come diceva Raffaella, interrogarsi
sull'utilizzazione della categoria di genere per analizzare le relazioni di potere. Ecco, a me piacerebbe riprendere un poco il filo di questa faccenda qui. Lasciamo perdere la storia delle donne e la storia di genere, che io ti ringrazio perché nelle ultime battute, Lorenzo, come dire, hai aperto un po' di più, no? Come dire, alla problematicità dell'approccio. Però, come dire, qui non si tratta appunto di discutere sulla storia aggiuntiva e vivere la storia del genere come aggiuntiva all'arresto, o introdurre così, no, la categoria di genere come una variabile più o meno da utilizzare quando si analizza la storia politica. E voglio dire, è meglio parlare delle relazioni di potere nella politica, nella società, nella famiglia, insomma, dove ci pare. Perché questo è un elemento importante, no? Nella nostra pratica storiografica o nella pratica storiografica degli storici italiani che si occupano delle relazioni di potere, quali esse siano, quanto utile e quanto produttiva può essere questa categoria, che chiaramente non può essere esclusiva, no? Dell'analisi delle relazioni di potere, che si deve combinare, dal mio modesto punto di vista, con altre categorie analitiche. Allora, ecco, mi piacerebbe che il discorso vertesse su questo aspetto qui. È utile come si combina con altre categorie nel momento in cui l'oggetto non sono le donne, non sono il genere, non è la omosessualità, ma sono le relazioni di potere a differenti livelli politici, economici, sociali, culturali e via dicendo. Ecco, mi pare che questo ci aiuterebbe a fare qualche passo in avanti all'interno della comunità, appunto, degli storici che si occupano, no? Per esempio, delle relazioni di potere nei vari ambiti che ho indicato, e quanto e come questa categoria può essere coniugata, declinata con altre, per aiutarci a capire poi l'oggetto che è quello che in qualche modo ho indicato, perché altrimenti forse si gira attorno alla questione. Alcune volte io ho l'impressione che sì, insomma, nel dibattito o nei dibattiti che mi tocca o che seguo, un po' un dialogo tra sordi. Per cui, come dire, le inquietudini che vengono poste in termini proprio di pratica storiografica, insomma, di strumenti del nostro mestiere. Allora, appunto, è utile? Fino a che punto? Con che accortezze va utilizzata? Soprattutto, come si coniuga con altre categorie analitiche, perché, come dire, non funzioniamo sulla base di esclusione, ma di inclusione, e di capire soprattutto l'intreccio dei differenti strumenti analitici che nelle nostre ricerche noi in qualche modo impieghiamo. Ecco, grazie. Sì, cerco di rispondere, ma ovviamente anche Raffaella, cioè, se vuoi intervenire, intervieni ovviamente sempre anche tu, perché ci dividiamo un po' la responsabilità delle risposte. Allora, cerco di rispondere tenendo conto di quella della relazione che ho fatto, quindi di legarlo un po' alla relazione che ho fatto per rendere forse anche più chiari alcuni passaggi, alcune cose. Allora, dal mio punto di vista, la categoria di genere e il genere è nato proprio con questa volontà di mostrare delle dinamiche di potere che venivano difficilmente percepite, o che sembravano naturali e quindi risultavano in qualche modo invisibili. Quindi
la vera forza iniziale, la vera forza è stata proprio quella di mostrare in maniera emblematica anche tutta una serie di rapporti di forza, potremmo dire, o relazioni di potere o rapporti di potere che vengono considerati o non percepiti, non considerati non percepiti. E ha, a mio avviso, è servita anche molto a raffinare, facevo prima il riferimento al patronaggio, no? Ma a raffinare molto l'analisi di questi tipi di rapporti, a ragionare ad esempio sull'interazione strategica tra soggetti, sul modo di apparentemente assecondare alcune forme di imposizione e poi in realtà invece salvaguardare alcune forme di autonomia, quella che viene mimetismo appunto chiamato mimetismo. E quindi tutta una riflessione sofisticata che non è solo quella della semplice subordinazione al potere, che ha arricchito moltissimo a mio avviso la comprensione anche di alcuni passaggi, alcuni momenti della storia. E dal punto di vista della storia dell'omosessualità, che è quella che conosco meglio, questo è stato molto importante anche per mettere in discussione, ad esempio, la teoria repressiva di una di una visione esclusivamente in termini di contrapposizione tra tipo e controtipo, tra una società che dall'alto inculca le norme, impone le norme, e vedere invece anche le azioni dal basso di contrasto o di trasformazione di queste norme. Quindi secondo me da questo punto di vista è un elemento molto importante e ha delle ricadute però anche sulle relazioni di potere, anche sulle questioni che cercavo di trattare prima. Vi faccio un esempio su quello che poi era un po' la questione di fondo secondo me del genere, cioè quella tra universalismo e individualismo, cioè come ragionare e utilizzare il genere per ragionare anche su questi aspetti. E quindi su diritti universali o salvaguardia di istanze particolari. Io posso, ad esempio, cercare di raggiungere uno scopo egualitario introducendo di volta in volta, ad esempio, delle norme antidiscriminatorie. Faccio l'esempio degli omosessuali, una legge anti-omofobica. Quindi riferite in maniera specifica delle norme generali, delle norme riferite in maniera specifica a dei soggetti particolari. Oppure posso rafforzare dei principi generali per fare in modo, quindi, di generalizzarli appunto per renderli utili anche a dei soggetti specifici. E quindi rendo il matrimonio universale, senza più dover introdurre un'idea di maschio-femmina e quindi estendo quel diritto rendendolo universale. Sono due strade diverse. E la storia di genere, in questo caso la storia ad esempio degli omosessuali, ci aiuta a capire i due percorsi e le ricadute di questi due percorsi. Potremmo dire che da un lato c'è una particolarizzazione dell'universale, dall'altro invece una universalizzazione del particolare. Allora, secondo me, questi sono elementi che ci fanno e che ci aiutano anche concretamente sull'oggi. Ora ho fatto l'esempio di un esempio dell'oggi, a utilizzare la categoria di genere per capire delle risposte, delle modalità che anche nel passato si sono ripetute e non solo per gli omosessuali, su questi una doppia modalità di approccio. E quindi a mio avviso questo è fondamentale farlo, ma vedendolo e analizzandolo in base anche alle questioni che ci apre la tematica di genere, quindi ha una serie di problemi che ci apre per vedere le possibili soluzioni, per analizzare le possibili soluzioni, le possibili risposte e metterle in un contesto, quindi vederle in quel contesto. Allora è chiaro che nel caso della storia, la storia ci aiuta a capire che forse in Italia, in un contesto particolare, forse la prima risposta può essere più utile, no? E allora capire il contesto di un paese, la storia di un paese nei confronti delle donne, del rapporto che ha avuto con le donne, con le minoranze riferite all'orientamento sessuale e così via. Quindi diciamo, penso che sia importante e penso che questa serie di analisi, anche qui, forse il problema è che la teoria e la storia a volte sono un po' staccate, perché ad esempio in molti studi
Questa, il concetto di Goffman di interazione strategica è presente, è chiaramente presente. Il concetto di Foucault di negoziazione tra soggetti differenti è presente. E la teoria a volte non tiene conto della storia. La storia non mette a tema a volte l'approccio teorico, e quindi questo forse aumenta anche quella, secondo me, quella difficoltà del dialogo tra questi due mondi. C'è un altro intervento da parte di Vinzia Fiorino, che, a cui do immediatamente la parola. Dovrebbe ricollegarsi. Ecco qua. Ciao Vinzia. Ci senti Vinzia? Ecco. Ecco. Adesso si sente? Sì, sì, sì. Eccoci, ecco, scusate. Intanto grazie alla Sisco, saluti a tutte e a tutti. Dicevo, volevo riprendere questa distinzione che mi sembrava fondamentale, ripresa da Raffaella, ma che invece ha creato, secondo me, può generare molta confusione nell'intervento di Lorenzo, che è questo, diciamo, in sintesi tra, come dire, una riflessione sulle identità e invece le categorie storiografiche, e quindi l'uso del genere come categoria storiografica. Perché, Lorenzo, rischiamo di fare dei cortocircuiti pazzeschi se noi diciamo l'approccio identitario lo collochiamo, lo riprendo perché l'hai fatto tu, l'esempio sul personale politico. Il personale politico è stato uno slogan, come tutti sappiamo, è un capitolo fondamentale della politica femminista degli anni 70, e non capiamo la valenza di quella riflessione. Altro, vado per punti molto, molto schematicamente, altro problema, certo, sul tema dell'autenticità te la sei cavata brillantemente, ci hai fatto anche sorridere riprendendo il Almodovar, però sul tema dell'autenticità c'è ovviamente tutta una riflessione teorica che ha a che fare con la fenomenologia, che ha a che fare con l'intreccio tra processo e riflessione sulla soggettivazione degli anni 70, e quindi ripresa di tutto un filone che passa da Sartre, insomma non la sto a fare lunga, e che però mi fa convincere, come già ha detto Domenico ancora una volta, invece del valore euristico del rapporto tra noi storici con le categorie e le riflessioni filosofiche, perché altrimenti appunto impoveriamo tremendamente il quadro. Chiudo riprendendo una cosa che anche Maria Rosaria Stabili ha detto, che forse è qui diciamo, la questione che ci interessa di più, è che la storia di genere e le donne come soggetto non aggiuntivo, non solo aggiuntivo, ma come appunto quel di più che però fa ripensare le categorie generali e la storia generale, ancora non è riuscito in Italia, perché c'è per uno svariato pacchetto di problemi che non possiamo analizzare, ma anche per una scarsa propensione o attenzione a guardare alle dinamiche di potere nei termini più profondi, e al cui interno la categoria di genere risulta centrale, e a un dominio invece di una prevalenza, per non dire dominio, di una storia politica ipertradizionale tessuta sulle fonti tradizionali senza alcuna profondità che richiederebbe. Mi chiedo però, Lorenzo, se sottolineare un approccio che è rimasto come quello della storia delle donne ideologico, come se gli altri approcci non lo fossero, che con delle ricadute politiche molto forti, come se gli altri approcci non ce l'avessero, sottolineare appunto questo dominio della riflessione teorica a discapito della ricerca storiografica. La storia italiana è esattamente il contrario, la storiografia italiana
delle donne ha dato, diciamo, ha scavato profondamente del lavoro degli archivi italiani, è un unicum nel panorama internazionale. Ecco, però se tutto, come dire, calcare l'accento su questi elementi, ancora una volta non intensifica, non acquisca il fossato che c'è tra la storia delle donne di genere da una parte e la storiografia generale, non aiutando invece a una maggiore interazione. Grazie, vi saluto caramente. Grazie Vinzia. Lorenzo voleva aggiungere qualcosa, oppure mi sembra che non ci siano altri interventi. Lorenzo, volevi aggiungere qualcosa? No, forse per... solo per forse per concludere, cioè quello che noi dobbiamo secondo me tener conto è che c'è l'Italia e ci sono una specificità italiana, ma c'è anche tutto il resto, degli altri paesi e soprattutto la produzione anglosassone, cioè quello che poi ha una maggior circolazione. E secondo me è importante tenerne conto. Quindi è vero che questo noi... che in Italia questo c'è, l'approccio alla storia ha molto meno questi rischi, ha una attenzione ai documenti, a evitare le semplificazioni e l'iperinterpretazione molto molto forte. Però è chiaro che il rapporto con una storiografia diversa e con il contributo teorico in questi ambiti, il contributo teorico, proprio per la particolarità del legame tra storia delle donne e femminismo, e poi dopo successivamente per la particolarità del legame tra, per dire, storia degli omosessuali e omosessuali, è un qualcosa che chiaramente porta un rapporto molto forte anche con l'approccio teorico. E io quando presentavo il mio libro sull'omosessuale, no, tutti mi dicevano: libro sull'omosessuale e fascismo, ah, allora tu sei omosessuale, no? Dicevano, non era normale questa cosa. Io rispondo: ma come mai mi chiedete che sono omosessuale e non mi chiedete se sono fascista, avendo scritto un libro sull'omosessuale e fascismo? Allora, quell'ambito è un ambito che nasce da una riflessione teorica, da una riflessione su se stessi degli omosessuali, e quindi è all'estero, fuori questo ancora di più. E quindi è chiaro che l'impatto di tutto questo è molto forte. Io, Raffaella diceva, hai dato, forse sei stato, non l'ha detto in maniera molto carina, ma ho capito quello che voleva dire, cioè su alcune interpretazioni, ad esempio, lei è esposto in maniera non poco attenta al vero significato delle autrici o degli autori di quel pensiero. Lo so benissimo, ma è l'interpretazione che ha una ricaduta e ha avuto una ricaduta su molti altri autori. Cioè la malinterpretazione di Butler non è la mia malinterpretazione, forse anche la mia malinterpretazione, ma è la malinterpretazione di Butler, di cui noi dobbiamo saperlo e dobbiamo tenerne conto. Il fatto che Butler si è identificata con performance e non con performatività è un dato. Cioè, quindi l'idea che la performance è un atto singolo, mi vesto in quel momento, in quella maniera e faccio qualcosa. Questo Butler non lo dice, però è quello che è passato e che è stato recepito, no? Allora, io evidentemente ho cercato di mostrare, secondo me, come questi temi hanno una ricaduta non solo in ambito accademico e come quindi noi dobbiamo tener conto anche di questi limiti, pericoli che sono esterni al mondo accademico e devo dire esterni soprattutto al mondo italiano, accademico italiano. E il discorso che io facevo, e questo vale anche per il discorso che facevo sul personale politico, è chiaro che quello che io volevo dire è che quel discorso è servito a tutta una serie di cose, e non sto qui a dire, ma ha spostato l'attenzione al fatto che la dimensione privata, personale, secondo me
Ovviamente tutto questo ha avuto un effetto importantissimo su una dimensione privata che assume una valenza politica. E gli effetti di questi, io ho cercato di mostrare, anche gli effetti a volte rischiosi di questo, cioè il possibile rischio di una quella che ho chiamato deriva identitaria. Quindi il mio sforzo era quello di cercare di mostrare come questa categoria, che in ambito storico, storiografico, ha delle sue caratteristiche, delle sue particolarità, ha una storia ormai lunga, perché si può dire lunga, almeno fino agli anni 70, alle spalle, debba confrontarsi con tutta una serie di problemi del suo utilizzo ex in altri ambiti accademici, in ambiti non accademici e con il rapporto con altre discipline. Quindi, appunto, la teoria, l'America e la questione dell'identità e quindi la questione della politica e non solo della ricerca e della storia. Grazie. Grazie mille Lorenzo, siamo direi a 2 ore e perciò oltre le nostre i tempi che ci eravamo prefissi. Chiudo semplicemente ringraziando sia Lorenzo Benedusi che Raffaella Baritono. Grazie a voi. Ricordando a tutti voi che il prossimo appuntamento di questo ciclo si terrà il prossimo 26 febbraio e ci vedrà parlare della categoria di razza insieme a Paolo Capuzzo e Valeria De Plano. Ovviamente avrete tutte le coordinate attraverso la mailing list. Grazie molto. Grazie, buonasera. Buonasera. Bella, grazie Lorenzo. Grazie.